Io sono venuta a conoscenza di tutta questa storia a 14-15 anni, quando siamo stati chiamati per l'inizio del processo. E all'inizio c'è stato tanto spavento per la grandezza di tutto quello che era successo. E una volta incontrate le suore, poi mi hanno tranquillizzata e quindi non ho fatto altro che ringraziare. Oggi è una donna di 33 anni, affermata nella vita privata, è moglie e mamma felice di un bambino di 8 anni al quale tra poco darà una sorellina e nel lavoro è un'insegnante di sostegno. Vive in provincia di Avellino, ma alla sua nascita nessuno l'avrebbe creduto possibile. Era il 6 settembre 1981 quando Pasqualina Daniela Principe venne al mondo all'ospedale Valduce di Como. Nonostante un parto a termine e senza complicazioni, la neonata nacque con gravissimi problemi respiratori. Una situazione irrecuperabile, tanto che il primario, presente a tutte le manovre di rianimazione, aveva già compilato il certificato di morte. Suor Laura Frontini, scomparsa alcuni anni fa di turno in reparto, invocò per la piccola l'intercessione di madre Giovannina Franchi, fondatrice del presidio di Viadante, e invitò i genitori a fare altrettanto. La bambina, a 5 ore dalla nascita, riacquistò parametri vitali normali, ma soprattutto non riportò conseguenze a livello neurologico e cerebrale. All'epoca tutti in ospedale ebbero la certezza di essere di fronte ad un fatto inspiegabile, del tutto eccezionale. Dopo 5 ore sono ritornati tutti i medici e le suore a dirmi che la bambina aveva iniziato a respirare e a piangere da sola. Mi hanno detto: guardate che ci possono essere dei danni cerebrali che dobbiamo quantificare col tempo. Io sinceramente l'unico pensiero è che non fa niente, la porto a casa, chissà perché avevo il terrore che non me la facessero portare, insomma tutte queste cose. E poi mano a mano abbiamo vissuto i progressi della bimba e che non aveva niente di particolare. La scienza non l'ha saputo giustificare, la medicina nemmeno, niente. E hanno praticamente gridato al miracolo. E io condivido perché in effetti il miracolo c'è stato veramente. Nel marzo 2013 la commissione medica istituita presso la Congregazione delle Cause dei Santi, prima di inoltrare il fascicolo per il parere definitivo da parte dei teologi, giudicò come molto rapida, completa, duratura, non spiegabile scientificamente la guarigione di Pasqualina. Grazie a quel miracolo compiuto al Valduce si è arrivati alla beatificazione di madre Giovannina Franchi. Una presenza costante nella vita della famiglia Principe che poco dopo la nascita di Pasqualina è tornata a vivere in Campania, regione d'origine. Nei periodi di maggiore difficoltà mi sono affidata a lei, mi fu un punto di riferimento e quindi mi ha aiutato e ho continuato a ringraziarla ogni volta.